l'immobile è tutt'altro di quello che dice la parola stessa, cioè è tutt'altro che qualcosa di statico, di fisso. L'immobile è qualcosa di estremamente dinamico. Che succede se l'1% del patrimonio complessivo italiano delle grandi aziende viene messo a disposizione? Succede che l'uso di quello spazio in quanto infrastruttura è già esistente. Cioè, quell'infrastruttura esiste ed esiste distribuita sul territorio, esiste caratterizzata da Milano a Roma e dalle periferie delle città piuttosto che dalle campagne, dai territori, dai distretti industriali, perché sono tutti presenti. Bisogna, come dire, interconnettere questi spazi, bisogna abilitarli all'accesso. Allora, quello che noi stiamo facendo come FM è proprio questo, cioè tradurre anche attraverso la nostra piattaforma che si chiama MySpot, tradurre questa infrastruttura presente, già esistente, quindi non bisogna costruirla, in una hub quarter, quindi in una grandissima rete, quindi in un approccio che ovviamente è ecosistemico per definizione e che, se vuoi, scardina la logica tradizionale di l'edificio mio in cui vado a lavorare, ma che può invece superare moltissime cose che quelle analisi che ho detto prima, snocciolato quei numeri, in qualche modo ci insegnano, no? Non lavorare da casa, no? Ma nemmeno ritornare nell'headquarter verticale, trovare lo spazio più vicino a noi, trovare lo spazio più attrattivo, trovare lo spazio che in qualche modo ci riqualifica come professionisti e che allo stesso tempo consente di riqualificare il territorio.